Emilio Del Giudice, fisico teorico dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, attualmente in pensione. E qui a Connessioni in Attese, su questo incontro, su questa tematica che è quella dell'acqua, ne abbiamo parlato dell'auto-organizzazione del vivente e quindi anche dell'emergenza di una psiche. Quindi la domanda è d'obbligo. Che cos'è, cioè come ci si organizza un vivente e che cos'è questa emergenza della psiche, di una psiche? In estrema sintesi, la natura è governata dalla fisica quantistica. Secondo la fisica quantistica, ogni oggetto naturale fluttua spontaneamente, così come la concezione di Epicuro, fluttua. A questo punto sorge la domanda: le fluttuazioni dei vari oggetti sono capaci di sintonizzarsi tra di loro o no? Cioè, quando si sintonizzano, si dice che l'insieme di oggetti forma un insieme coerente. Coerente vuol dire che si muovono in fase. Adesso, questa messa in fase può avvenire spontaneamente? La fisica quantistica risponde di sì e ne dà anche le condizioni. Quando queste condizioni sono verificate, l'insieme di atomi che prima ognuno aveva la sua fluttuazione indipendente e quindi nell'insieme formavano un rumore, perché il suono è un'oscillazione, quindi è un rumore. Nel momento in cui si mettono in fase, il suono emergente diventa una musica, come quando a un'orchestra formata da molti orchestrali, ognuno col suo strumento, che se suonati in modo indipendente dà luogo a un rumore, quando arriva il direttore d'orchestra che li mette in fase, emerge la musica. Quindi in questo senso l'acqua, che è il fondamento della materia vivente, che ha la capacità di questi comportamenti in fase, produce quel campo elettromagnetico collettivo che fa muovere tutte le altre molecole in modo definito e quindi produce l'auto-organizzazione. Adesso l'insieme di queste oscillazioni ha un duplice aspetto. Un primo aspetto è che, come dicevo prima, mette in moto le varie molecole e le porta al posto giusto nel momento giusto, e questo è l'aspetto somatico. Però possono essere considerate anche in sé medesime, cioè come un suono collettivo. Questo suono collettivo è un significato, cioè la mia voce è un suono collettivo. Se obbedisce a certe regole interne, e nel caso del vivente la regola interna è il funzionamento dell'organismo, allora se l'oscillazione collettiva promuove il funzionamento dell'organismo, il contenuto dell'oscillazione ha un significato, altrimenti no. Ecco, la psiche è questo aspetto soggettivo, è il modo d'essere dell'oscillazione dell'organismo. Ok, grazie per il suo intervento.